Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Simone Torino, che mi chiede di parlare del disco dei Guns N' Roses del 1991, unendoli insieme, Usual Illusion 1 e 2, e mi chiede di parlare, insomma, di questo disco che ha venduto milioni e milioni di copie, che ha consacrato appunto i Guns N' Roses come uno dei gruppi rock da arena più grossi dell'universo. Sta dicendo subito che a me i Guns N' Roses di Appetite for Destruction, a differenza di tanti con la puzza sul naso, mi piacciono, e come uno dei gruppi hard rock con punte punk e street veramente devastanti. Quando uscì questo Usual Illusion lo andrei a comprare come tutti l'uno e il due, e il disco partiva con questa Right Next Door to Hell, che è un capolavoro a livelli di anche forse meglio dei capolavori di Appetite for Destruction. Qui sono partito benissimo, ho detto qui si andrà avanti di stralusso. Right Next Door to Hell insieme a You Could Be Mine, insieme a 14 Years, insieme a Dust and Bones, insieme a The Doors, insieme a poche altre canzoni, Double Tap Kill Jive, è in realtà un disco che appunto doveva essere sfoltito, e uscendo l'uno e il due sono una cosa come 26 canzoni, ne bastavano sicuramente 9-10, con 9-10 canzoni forse questo Usual Illusion veniva fuori meglio. Così è un insieme assoluto di passaggi tra, come ho detto, un pezzo bello come poteva essere The Doors, per passare poi a una pastrocchione veramente allucinante come November Rain, dove l'unica cosa che forse ha un minimo di valore è il solo di Slash. Per il resto ci si trova di fronte, come ho detto, a questa schizofrenia. Il batterista Steven Adler è sostituito con quello dei Cult Mazzorum, arrivano le tastiere, e quando c'è i synth rompono anche un po' il cazzo. Invece il piano da in 14 Years, per esempio, una ballata malinconica bellissima cantata anche da Izzy, è notevole, solo che i synth secondo me ci stonavano parecchio in alcuni punti, mentre il piano e l'uso dell'organo al limite è più vicino al rock, ma però pezzi veramente troppo lunghi, pezzi esasperati a volte, quindi non è un disco orribile così come viene detto. Certo è che l'uno e il due insieme non ne fanno mezzo di Appetite for Destruction, proprio per lunghezza, perché ti distrugge a un certo punto. Una ballata così moscia come Don't Cry non l'avremmo mai trovata in Appetite for Destruction, dove il massimo del lento era Switch il domani, che poi alla fine era tutt'altro che un lento inteso come tale. Quindi che dire di più? Questo Usual Illusion 1 e 2 sono due dischi, un disco fatto uscire in due fasi perché furbi, così ci hanno fatto il doppio dei soldi, e soprattutto perché era enorme, quindi se no era un quadruplo disco. Lo abbiamo provato ad ascoltare, ma c'erano dei pezzi veramente che non finivano più di esistere, ecco, troppo lunghi, troppo elaborati, quando poi il gruppo, il bello in realtà dei Guns N' Roses, di Appetite for Destruction, era la loro maldestrità a volte nel suonare, è proprio questa sporcizia. E anche l'unica cosa che si può dire, ecco, anche in questo disco, è che non è che ci siano troppe cose in più a livello compositivo, ma è arrangiativamente, secondo me, che è proprio sbagliato per almeno una sua buona metà. Ripeto, 10 pezzi ottimi ci sono, peccato che tutto il resto sia paccottiglia da buttare, secondo me, roba veramente di cui a tratti vergognarsi. Questo è per me Usual Illusion 1 e 2 dei Guns N' Roses, che comunque dopo Appetite for Destruction praticamente per me non esistevano più. Interessante Spaghetti Incident, proprio per far capire da dove vengono, ma poi per il resto siamo di fronte veramente a un gruppo che è da one shot, ovvero Appetite for Destruction. Il resto, anche se Usual Illusion 1 e 2 hanno venduto un casino, non ne valevano davvero la pena, e quello fatto da solo da Axl Rose è roba veramente da denuncia. Quindi Usual Illusion 1 e 2 messi insieme sono un disco palla enorme di quattro facciate, del quale faccio volentieri a meno. Peccato, perché 7, 8, 10 canzoni andavano estrapolate ben bene, e fattoci un bel seguito di Appetite, del quale magari ancora adesso staremo a parlare, invece di Usual Illusion 1 e 2, alla fin fine tante chiacchiere, ma ce ne siamo scordati tutti.